Qui con noi abbiamo Franco Seminara, il vicepresidente del Rione Mirto. Domandiamo a Franco Seminara, Franco, ma com'è nata questa idea di organizzare questa fiaccolata? Dal momento, ecco, che la violenza, da un lato sì, va combattuta, ecco, bisogna abbattere il silenzio, però non credi che possa invece amplificarla la violenza? No, assolutamente. Io, diciamo, la molla scatenante di questa serata a Bovalino è stato sicuramente l'omicidio efferato che c'è stato di Fabiana Luzzi, il modo in cui è stata uccisa e soprattutto quello che si è scritto intorno alla donna calabrese, in particolare quei due articoli di giornale che un pochettino tutti abbiamo commentato su Facebook, come ben sai. Poi ci siamo riuniti un pochettino e ci sono anche episodi di violenza su Bovalino, quindi dire e manifestare è importante. Una delle più grandi conquiste dell''ndrangheta, possiamo dirlo, è quella dell'assuefazione delle coscienze, cioè fare che tutto sia normale e che tutto sia naturale. Quindi noi a un certo punto dobbiamo anche dimostrare la Calabria, Bovalino, le donne in genere, con dei simboli in questo modo. La nostra presenza fisica questa sera, forse con questa fiaccolata, vuole dire questo, ed è questo il significato, secondo me, e personalmente per come l'ho intesa io. Poi siamo partiti insieme ed è nata una bella eco che ha smosso un po' tutte le coscienze. Franco, tu pensi che la comunità bovalinese abbia preso coscienza di ciò che ci sta capitando quotidianamente, che non soltanto di violenza di genere, ma anche di violenza come atti criminosi che quotidianamente sentiamo, ecco, parlare attraverso i mass media? Ma questo, secondo te, ecco, si tratta di un fattore culturale, una cultura che ancora predomina e che quindi non si riesce ad arginare il fenomeno, oppure perché è dovuta ad altri tipi di fattori, ecco, un percorso formativo riguardo i giovani che non vengono educati ad una cultura diversa che li allontana, ecco, da questa violenza? Ecco, il fatto che l'uomo si accanisca sulla donna è perché è un fattore culturale, una tradizione che porta a sé ad avere una donna predisposta in determinati schemi, oppure bisogna, ecco, trovare un percorso che li possa educare in modo diverso, perciò si tratta di cultura o di Guarda, potenza, non personalmente ho so. ritenuto che effettivamente alcuni mi hanno detto che ci sono episodi di arretratezza e questo bisogna riconoscerli. Effettivamente ancora c'è la donna che viene promessa in alcuni paesi che fondamentalmente sono rimasti ancora arretrati in alcune famiglie. Ma la donna calabrese si è emancipata come tutte le donne d'Italia. Oggi effettivamente a Bovalino c'è una coscienza che sta nascendo e critica sotto questo aspetto e contro i fenomeni di violenza. Bovalino, io mi sento un bovalinese doc, nato e cresciuto a Bovalino sempre e i miei compaesani hanno avuto sempre famiglie oneste e laboriose, nel senso che si sono quasi sempre ribellati e non ci dimentichiamo che sui fenomeni dei sequestri di persona, non so se lei era qua, noi abbiamo fatto delle belle manifestazioni per l'Olo Cortisano, scioperi vari e via di seguito, c'è sempre stata questa coscienza critica che qualche volta si è assuefatta perché le persone effettivamente sono stanche di subire, hanno visto che spesso non ci sono state le risposte, adeguate verso questo fenomeno. Però generalmente Bovalino è sana e effettivamente questo lo possiamo gridare anche stasera. Perciò questa sera lei cosa chiederà alla comunità bovalinese? Qual è la cosa che più a lei tiene a cuore? Alla comunità bovalinese io ho chiesto solamente che ci dobbiamo fermare un attimino e riflettere. Perché noi corriamo quotidianamente, spesso sentiamo certe notizie e nemmeno cioè le commentiamo nelle mura domestiche, però dobbiamo fare queste forme di manifestazione in cui Bovalino dice no alla violenza, sì alla vita, contro l'aborto, perché anche con noi, come vedete, c'è il parroco, c'è la chiesa, quindi la vita come bene sacro. Io faccio un lavoro professionalmente a contatto con le persone che sono vittime della strada, incontro le famiglie, sto seguendo delle associazioni varie di mamme che hanno perso dei figli, quindi effettivamente comprendo benissimo col mio lavoro qual è il valore della vita ed effettivamente ogni giorno lo ribadisco sia agli alunni delle scuole dove vado, effettivamente per dire statevi attenti ragazzi sotto l'aspetto professionale, ma oggi effettivamente è un segnale per quello che si è detto sulla Calabria e sulla donna calabrese.